Fare rete, superando i campanili per riscattare le aree interne ed evitare una seconda fragola. Riflettori puntati sulla stazione Irpinia ad Ariano, il cantiere in fermento, basta vedere il viavai continuo di camion diretti o provenienti dal cantiere per rendersi conto della grandezza di quest'opera. Ne parla con fiducia e soddisfazione il presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Avellino, Antonio Santosuosso. Vedo con piacere che ci sono stati degli protocolli d'intesa che sono importanti tra i comuni, ma io credo che la cosa più importante in questo momento è che i 4-5 comuni che affacciano su quell'area, su quella bellissima area che ho visitato proprio stamattina, pochi minuti fa, e ci sono i cantieri in atto, devo dire, lì c'è bisogno di programmare uno sviluppo, e lo si programma con un strumento urbanistico intercomunale di quei 4-5 comuni che afferiscono su quell'area, per far sì che non ci sia una seconda fragola, perché la stazione di Afragola, seppur bellissima, seppur straordinaria per le nostre zone, soffre di un collegamento che ancora non è veloce, eppure dista poche centinaia di metri dall'autostrada e non c'è una bretella che collega direttamente, quindi questo lo dobbiamo evitare, questo lo si evita solo se si fa sinergie tra i comuni, tra quei 5 comuni che affacciano su quell'area, e programmare insieme lo sviluppo di quell'area e poi anche le aree private, perché poi lo sviluppo passa pure attraverso i fondi privati che lì potrebbero investire in maniera seria per far sì che ci sia veramente lo sviluppo e il rilancio di tutta di quest'area.